Buongiorno e bentrovati. Prima di iniziare, come nostra abitudine, verifichiamo a che punto del percorso siamo arrivati. Oggi affronteremo la lezione 7 della sezione ciclo IVA, che ci permetterà di conoscere come importare le fatture attive e passive da Danesi FAT a contabilità in cloud. Al termine della lezione sarà in grado di gestire al meglio questo aspetto fondamentale e preponderante della contabilità, in quanto ti consente di gestire i documenti e registrazioni che provano e certificano i ricavi e i costi dell'impresa. Sicuramente l'aspetto principe su cui l'azienda vive, pianifica e rendi conto. La filosofia perseguita da Danesi FAT dalla sua nascita fino ad oggi, in tutte le sue evoluzioni, è sempre stata quella di privilegiare le funzioni prettamente operative finalizzate ad offrire un supporto all'utente per la gestione di acquisti e vendite, tralasciando gli aspetti contabili in senso tecnico e demandandoli ad altri software. Oggi, grazie ad uno step evolutivo di pensiero e tecnico, grazie all'integrazione con contabilità in cloud, un cliente Easy FAT può accedere direttamente a funzionalità contabili avanzate. La scelta è stata quella di far lavorare assieme due soci, Easy FAT e contabilità in cloud. Nell'ottica di una gestione virtuosa si dividono i compiti da buoni collaboratori, con competenze specifiche diverse e qualificate, così dettagliate. Easy FAT ha la prerogativa di gestire anagrafiche clienti e fornitori, fatturazione, vendite e acquisti, gestione del magazzino, registri e liquidazioni IVA. Contabilità in cloud ha la prerogativa di gestire tenuta della contabilità e relativa gestione della partita doppia, redazione dei prospetti contabili, bilanci di verifica e bilancio d'esercizio, stampa del libro giornale, gestione cespiti e relativi ammortamenti, controllo del budget, collegamento diretto con il professionista di fiducia. Il workflow dei dati parte dal software Easy FAT, che esporta in contabilità in cloud le registrazioni delle fatture di vendita, le registrazioni delle fatture di acquisto, lo scadenziale dei pagamenti attivi e passivi. Il trasferimento dati da Easy FAT a contabilità in cloud automatizza il noioso e ciclico lavoro di registrazione contabile delle fatture di acquisto e vendita. Tali dati andranno poi integrati direttamente in contabilità in cloud con le ulteriori operazioni tipiche di una contabilità aziendale, ad esempio pagamenti e incassi, versamenti di imposte, tasse, stipendi, contributi, la registrazione degli ammortamenti oppure il calcolo di rate e risconti. Prima di passare alla parte operativa, vi anticipo già che nel prossimo episodio parleremo di gestione del ciclo attivo e passivo dell'import da Danesi FAT. Terminata la parte prettamente teorica, vediamo ora come gestire l'esportazione delle fatture attive e passive generate e gestite dal software Danesi FAT al software Contabilità in Cloud Easy FAT. Pertanto avremo una visione operativa di entrambi. Partiamo dal software Danesi FAT e preliminarmente ci concentriamo dove trovare i menu di esportazioni e le relative configurazioni iniziali. Ci spostiamo sull'icona strumenti, raffigurante la chiave inglese e il martello, e poi sull'opzione invio a contabilità in cloud. Comparirà una maschera da cui è possibile creare un nuovo account di contabilità in cloud. Per iniziare occorre inserire email utente. Poni attenzione all'indirizzo di posta che inserisci, perché ti verrà inviata una mail contenente le credenziali di accesso, nome e cognome utente, denominazione azienda. Terminata la compilazione, clicca sul comando procedi e controlla la mail, in quanto dovresti aver ricevuto un codice per portare a termine l'attivazione. I dati di accesso del nuovo account verranno automaticamente inseriti nell'archivio di Easy FAT. Se invece disponi già di un account attivo di contabilità in cloud creato in precedenza, deve inserire i dati di accesso al portale Contabilità in Cloud Easy FAT. Clicchiamo sul tasto Cambia e nella maschera successiva scegliamo l'opzione Hai già un account Contabilità in Cloud. Si apriranno tre campi bianchi in cui dovremo inserire numero di contratto utenza Contabilità in Cloud Easy FAT, User ID, password.
Poni attenzione nell'inserire tali campi, in quanto in difetto non consentiranno a EasyFat di inviare i dati delle fatture a contabilità in cloud. Non preoccuparti se commetti degli errori. Potrai sempre rientrare in quella maschera di caricamento dati e procedere con le opportune modifiche. Ora confermiamo i dati di accesso e torniamo alla maschera principale e clicchiamo sul tasto Configura. Si aprirà un menu a tendina che permette di configurare il rapporto tra i conti e codici IVA di Daniele EasyFat e quelli di contabilità in cloud, nello specifico codici IVA, conti di acquisto e conti di vendita. Il sistema ti propone già degli abbinamenti precaricati. Si tratta di una proposta consigliata e non vincolante. Puoi effettuare tutte le modifiche che ritieni più opportune. In questa fase iniziale è molto importante verificare che tutti i codici IVA, conti di acquisto e conti di vendita utilizzati in EasyFat sia associato il corrispondente codice IVA conto di contabilità in cloud. Mi raccomando, se hai dei dubbi, rivedi i video precedenti in cui abbiamo parlato di codice IVA e codice conto del piano dei conti. Continuando nell'analisi della maschera, trovi un tasto con scritto Accedi. Se lo premi, ti consente di aprire direttamente il browser predefinito sul PC sulla pagina di accesso a contabilità in cloud. Sarà utile successivamente l'importazione per verificare l'esito della procedura. Ed infine, in basso a sinistra, trovi il tasto Export. Prima però di lanciare la procedura, devi inserire l'intervallo temporale, mensile, trimestrale oppure quello che preferisci, così da indicare al sistema quali fatture di vendita esportare. Se non ricordi l'ultima fattura esportata, puoi verificare direttamente all'interno di contabilità in cloud premendo sul tasto Accedi. In alternativa più avanti, nel video, ti insegnerò un piccolo trucco. Prima di procedere all'esportazione dei tuoi documenti di vendita e acquisto, ti do un altro suggerimento. Accedi alla sezione Documenti, Fatture oppure Registrazione fattura fornitore, a seconda dei dati da esportare, per assicurarti di aver inserito le fatture rispettando la corretta progressione delle date e la corretta progressione numerica, senza buchi di numerazione, per i documenti che appartengono ad una stessa numerazione o sezionale. Infatti, non è possibile inviare in contabilità in cloud intervalli di documenti non contigui. Adesso riapriamo la schermata di esportazione. Premi il tasto Esporta, potrai scegliere tra la voce Fatture di vendita o Registrazione fattori di acquisto. A titolo di esempio, scegliamo di esportare le fatture di vendita. La procedura elabora un piccolo report indicando quante fatture sono pronte per essere esportate, quante non sono inviabili e le eventuali note e avvisi. Quando tutte le fatture dell'intervallo indicato saranno esportabili, ti verrà mostrato il pulsante Invia, con cui far partire senza ulteriore conferma l'effettiva esportazione dei documenti. In modo analogo, è possibile esportare i documenti di acquisto verso contabilità in cloud. Basterà cliccare sul pulsante Esporta, Registrazione di acquisto. In caso di errori, è necessario risolverli prima di poter esportare le fatture in contabilità in cloud. Ad esempio, se hai dimenticato di associare qualche codice IVA o conto EasyFat al corrispondente in contabilità in cloud, questo ti sarà segnalato e dovrai completare la configurazione prima di procedere all'esportazione. Pertanto, rientriamo in configurazione conti di acquisto, selezioniamo il conto che non risulta associato alla contabilità, inseriamo il reale conto e salviamo. Riproviamo ad effettuare la procedura di importazione delle fatture di acquisto e come noterai l'errore è stato risolto e puoi procedere all'importazione dei documenti. Come ti avevo anticipato nel precedente video anagrafiche clienti e fornitori, ti ricordo che la procedura di esportazione di documenti di vendita e di acquisto in contabilità in cloud creerà automaticamente le anagrafiche di clienti e fornitori a cui risultano intestati i documenti esportati.
Potrebbe capitare che tu emetta delle fatture successivamente al processo di importazione e di dover quindi ripetere tale procedura di importazione in quanto appartenenti allo stesso intervallo temporale. Ad esempio, importi tutte le fatture di un mese e ti accorgi di non aver emesso una fattura, così procedi ad emetterla in EasyFat e ovviamente devi anche importarla in contabilità in cloud. Pertanto, ripartendo dalla maschera di esportazione, lanciamo nuovamente la procedura e il sistema ravviserà il precedente caricamento chiedendoti se vuoi inserire solo le nuove fatture caricate e successive al precedente export, eliminare le fatture precedentemente esportate in contabilità in cloud solo per l'intervallo di tempo indicato. La domanda ti verrà posta per ogni serie numerica. In questo caso è consigliabile scegliere la prima delle due opzioni, invia solo le successive per non cancellare eventuali modifiche o commenti inseriti in contabilità in cloud. La seconda opzione di solito va utilizzata quando si modificano in EasyFat una o più fatture già inviate in contabilità in cloud e si ha la necessità di inviarle nuovamente. Se avessimo già contabilizzato le fatture esportate in precedenza, il sistema di contabilità in cloud non consentirà di cancellare le fatture precedentemente caricate e contabilizzate, ma permetterà di esportare solo quelle successive. Terminata l'esportazione, premiamo sul tasto Accedi e inseriamo i dati di accesso a contabilità in cloud e clicchiamo sull'icona delle vendite con il simbolo dell'euro per capirci e visualizziamo le fatture di vendita importate dal sistema Danea EasyFat, oppure sull'icona degli acquisti con il simbolo del camioncino per capirci e visualizziamo le fatture di acquisto importate dal software Danea EasyFat, verificando che l'esportazione sia avvenuta in maniera corretta e completa. Nella lezione successiva analizzeremo nel dettaglio i risultati delle esportazioni descritte nella presente lezione.